buongiorno, sono Carlo Restagno. Oggi vi presento un vino piuttosto raro, piemontese, il Verduno Pellaverga, che viene vinificato da uve Pellaverga piccolo, per distinguerlo dal Pellaverga di Saluzzo, in una ristretta zona a Verduno, nel comune di Verduno, e per due piccole porzioni in due comuni limitrofi, da soli 11 produttori. Si tratta di una zona importante, perché è zona del Barolo, quindi è zona importante. E questo Pellaverga, che ha un bel colore rubino scarico, ricorda, come colore ricorda molto il grignolino. È però caratteristiche del tutto diverse. La caratteristica principale, oltre a dei belli archetti, caratteristica principale è la speziatura del profumo. Infatti il profumo spiccatamente speziato, con una dominanza di pepe bianco che copre un po' i frutti. Ci sono anche i frutti rossi, ma sono un pochino coperti proprio dalla speziatura. E questa speziatura, adesso vediamo, dovremmo ritrovarcela anche sul palato. Adesso vediamo, Infatti c'è perfetta corrispondenza. Questo è Diego Morra, un piccolo produttore, giovane e bravo, che vinifica molto bene, infatti è ottimo questo Pellaverga. Il corpo è un buon corpo, senza essere strabordante, è in linea, è molto equilibrato questo vino qua, in linea con i profumi, persistente a lungo. Io lo sento ancora, tannicità leggera, setosa. Generalmente questo è un vino che è già pronto nel primo anno, non c'è bisogno di invecchiarlo, e lo consiglierei, io abbinerei sia intanto da aperitivo, buonissimo, perché aperitivo ci potete mettere qua praticamente qualunque cosa, e poi sicuramente carni bianche anche in intingolo, in casseruola, coniglio, maiale, anche un bel capocollo di maiale, un bel filettino di maiale al forno, verrebbe accompagnato molto bene da questo Pellaverga. Formaggi di media stagionatura, quindi insomma c'è un ampio spettro di abbinamenti. Cari amici, quando volete bere bene, ricordate, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.